Yo, ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video analisi finalmente del kit completo al 100% per 99%, dai, ci mancano le statistiche di Super 17 Legends Limited in arrivo domani su DB Legends. Quindi raga, non perdiamo altro tempo se non per chiedervi il solito supporto, un like, un commento, l'iscrizione se ancora non l'avete fatta. Io vi ringrazio tantissimo e detto ciò, vediamo cosa hanno combinato raga, perché sembra qualcosa di fenomenale. Let's go. Eccoci qua sul sito ufficiale di Dragon Ball Legends con la scheda di Super 17. Quindi noi non siamo Goresh, non faremo durare il video il triplo del previsto, skippiamo le parti in giallo perché non sono altro che il riassunto di quello che leggeremo nel kit. Allora, colore rosso, e fin qua già c'eravamo. Come tag abbiamo Android, GT, Merging, Fusion Warrior e Powerful Opponent. E come episode chiaramente Super 17 Saga. Main ability: distruggiamo a caso una delle nostre carte, ci peschiamo la ultimate, recuperiamo gli HP del 30% e il Ki di 50, infliggiamo a tutti gli avversari un più 20% di danno ricevuto per 50, sono tanti questi, timer count, e infliggiamo a tutti gli avversari un meno 1 di card draw per 20 timer count. Inoltre, applichiamo i seguenti effetti a noi stessi in base al numero di avversari rimanenti in battaglia. Contro avversari bucheremo del 30% il damage cut per 10 count, con due avversari lo bucheremo del 40%, con un solo avversario in vita lo bucheremo, raga, del 70%. Il tutto è utilizzabile dopo 25 count da inizio match. Z ability, vediamola, un livello medio, ovvero il terzo, più 30% ai tag GT, Android e Powerful Opponent per Blast Attack e Strike Defense, e un più 15% unicamente per il Blast Defense del tag GT. Dopodiché Strike, allora infliggiamo a tutti gli avversari un più 10% di danno ricevuto per 10 timer count quando colpiamo. Non è un melee type, ma si porta comunque un utility con le Strike. Blast, più 170%, perché lui è 17, di conseguenza aumentiamo il danno inflitto sul Blast Armor avversario. Non male raga, forte, sicuramente farà tanti tanti danni sui vari personaggi che proveranno a bucarci le varie blast con il loro blast armor. Special move, sono massive impact damage, i seguenti effetti si attivano attivando la carta: recuperiamo 30 di ki, sigliamo una carta avversaria, non per uno, non per due, non per tre timer count come solito, per 10 timer count. Inoltre, se dovessimo colpire, ci peschiamo una verde unicamente una volta e infliggiamo a tutti gli avversari un più 3 di tempo di sostituzione. E qua sì, abbiamo il Blast Armor, cosa che ci manca sulle Strike, ma capiamoci raga, non è troppo un problema, perché abbiamo questa verde qua. Questa verde raga è qualcosa di sbagliato, di fortissimo. Assorbiamo i Ki Blast avversari. Penso si attivi anche coi tap come vecchio stile. Qua però ci parlano solo di Ki Blast, quindi sarà da sperimentare. I seguenti effetti si attivano semplicemente cliccando la carta, senza far partire i counter. Annulliamo l'elemento a sfavore per 10 timer count totalmente, sia in quanto a danni subiti che inflitti. Riduciamo il Ki avversario di 50, gli blocchiamo le main ability e il Rising Rush per 5 timer count. Ripeto, semplicemente attivando la verde, non deve andare a segno. Se dovesse anche andare a segno, recuperiamo il nostro Vanish Gauge del 100% per 3 volte, ci metteremo un 100% di Charge Rate per 5 timer count sul nostro Unique Gauge, più 50% di Blast Art Damage inflitto per 10 timer count, riduciamo il Ki avversario di altri 50, quindi lo mandiamo totalmente a 0, riduciamo il Vanish Gauge avversario a 0. Avete notato che non c'è si attiva per 2, 3, no, sempre raga, ogni volta che la verde va a segno. E gli infliggiamo anche un No Switch per 3 timer count, questo unicamente per 2 volte. Potenzialmente questo personaggio qua, una volta che attiva la verde, ci sarà un po' da vedere quanto tempo passa effettivamente dal fine dell'animazione
a quando riesce a far qualcosa, ma tendenzialmente, raga, entra in combo perché l'avversario non c'ha il key, non ha modo di far giocate, non ha il suo vanish gauge e di conseguenza dovremmo tendenzialmente averla meglio su di lui. Fortissima, raga, una carta verde semplicemente fortissima. Andiamo avanti, Ultimate, sono Massive Damage, applichiamo i seguenti effetti attivandola. Recuperiamo 30 di Ki e ci mettiamo un Anti-Endurance per 3 timer count. Inoltre, applichiamo i seguenti effetti in base al numero di avversari rimanenti. Con 3 avversari, più 20% di danno da Ultimate per 3 count, con 2 saliamo al 40%, con 1 soltanto è un 70%. E vi ricordo che nel caso questa Ulti salti fuori dalla main ability abbiamo anche un 70% di bucare il damage cut avversario, cose comodissime, raga. Non farà malissimo questa ultimate, no. Inoltre, i seguenti effetti si attivano colpendo. Ci peschiamo una verde per una volta e la metà, esattamente la metà dei danni inflitti sarà riportata anche ai personaggi in panchina. Ok, l'unica roba che mi torna un attimino è che chiaramente quando è buffata al massimo ci avete un avversario in vita contro, quindi non farete chissà quanti danni alla panchina, cioè non potrete far danni alla panchina. I modi in cui ne farete comunque non sarete super buffati, quindi magari non sarà l'ultimate più devastante della vita, ma spoiler, ne avete due. Andiamo avanti, Unique Ability numero 1. Applichiamo i seguenti effetti ogni stesso inizio battaglia: 100% al danno inflitto, damage del 70, card draw aumentato di 1 e meno 10 di costo per Blast, Special Move e pure Ultimate, tutto quanto chiaramente, ovviamente, non cancellabile. Inoltre, applichiamo i seguenti effetti quando entriamo in battaglia. Recuperiamo 30 di Ki, più 90% al danno inflitto, che si attiva una volta, non cancellabile, più 400% di carica sulla prossima carta che useremo per caricarci lo Unique Gauge. Non staccabile, non cancellabile. Applichiamo i seguenti effetti a noi stessi ogni volta che questo personaggio utilizza una blast. Recuperiamo 10 di Ki e già le blast ci costavano meno 10, quindi ok, plus utilizzando le blast, più 15% di special move damage inflitto non cancellabile che si stacca per 3 volte fino a un 45% totale, più 20% al key recovery non cancellabile che si stacca per 4 volte fino a un 80% totale, 80% al key recovery e lui recupera 30 semplicemente entrando in campo. Ok, penso che sarà sempre bello carico di Ki. Inoltre, i seguenti effetti si attivano mandando a segno la Blast, perché il resto era semplicemente premendo la carta. Blocchiamo una carta avversaria a caso per 10 timer count, anche qua super scomodo, anche perché, raga, sparate 3 Blast e non è che bloccate sempre la stessa, ne bloccate 3. 3 carte bloccate per 10 timer count nel momento che finite la combo, per dire... è sbagliata, è leggermente sbagliata come cosa. E mettiamo anche a tutti gli avversari un meno 80% di health restoration per 3 count. Molto forte anche questo. Dopodiché, ability nuova praticamente. Non era mai capitato di leggere una roba del genere su un personaggio. I seguenti effetti si attivano mandando a segno un tap attack. Quelli completi, raghi, pugnetti completi, quindi non semplicemente vi avvicinate, fate un minimo tap e attivate i buff. No, dovete andare a colpirli fino a che non allontanate l'avversario. Un tap shot, quindi semplicissimo blastino, o un quick attack. Se questi colpiscono, raga, ci mettiamo un più 50% al proprio charge rate dello Unique Gauge per 10 timer count. Blocchiamo le special move e le strike avversarie per 2 timer count. Questo vuol dire, raga, che se voi fate un quick attack da fondo mappa e vi create quello spazio di distanza con l'avversario, dove tendenzialmente lanciate una blast e l'avversario può rispondervi solo o facendo un vanish o entrando in combo con una special move fisica o una strike con blast armor,
Ecco, gli resta solo il Vanish a disposizione, perché il resto non è assolutamente disponibile in quel momento. Questa è una roba fortissima, raga, per i blaster, perché sostanzialmente tutti quelli che hanno il blast armor con il quick attack non gli fate un granché, raga, rischiate che entri l'avversario in combo. Con questa meccanica qua è totalmente impossibile che succeda. È una bomba, raga, ve ne accorgerete giocando se ancora non avete ben inquadrato l'ability. Unique numero 2, andiamo avanti. Abbiamo cover sulle strike, combabile con special move e ultimate, perché noi quando entriamo in cover change ci distruggiamo una carta a caso e ci peschiamo l'ultimate per una volta soltanto, ma capitemi che è un'ability parecchio forte, a maggior ragione se la puoi combare direttamente dopo averla pescata. Dopodiché carichiamo il nostro Unique Gauge ogni volta che questo personaggio utilizza una carta qualsiasi mentre in battaglia, e una volta che lo Unique Gauge è pieno si resetterà a zero, quindi sarà riutilizzabile e si attiveranno i seguenti effetti. Ci peschiamo una blast, recuperiamo gli HP del 10% e il ki di 40, più 25% al danno inflitto per 50 timer count, che sono tanti anche questi, raga. Abbiamo un 100% così esistendo, un 90% al primo ingresso in campo, dopodiché qualcosina sulla verde, se non sbaglio era un altro 50%, qualcosa del genere, fatemi ricontrollare. Sì, un 50% sul blast art damage inflitto per 10 count, e ora potenzialmente ci aggiungiamo quel 25%, sono andato troppo in giù, per 50 count, che sono tanti tanti tanti, e tra l'altro non vi dice che non si stacca. Dura 50 count, non è cancellabile, molto probabilmente ve ne attiverete altri di gauge in questi 50 count. Andando avanti, ci mettiamo anche un anti-cover solo per 5 timer count, quindi qua ci sarà da capire quanto ci ricaricheremo alla svelta il gauge. Cancelliamo gli attribute downgrade e l'abnormal condition, riduciamo di uno le sfere avversarie, non per una, non per due, ma per 3 volte. Ok, super 17. I seguenti effetti si attivano ogni volta che l'avversario utilizza una carta qualsiasi mentre abbiamo 17 sul campo di battaglia. Ci peschiamo a caso fino a 3 carte nuove se ne abbiamo 3 o meno in mano. Recuperiamo gli HP del 3% e infliggiamo a tutti gli avversari un più 2 di costo per tutte le carte per 15 count. Perché lui, raga, si pesca una carta nuova se subisce un singolo attacco, raga? Anzi, se l'avversario usa un singolo attacco, l'avversario ci attacca, noi siamo senza carte, ma facciamo un vanish, un perfect vanish. Ci peschiamo 3 carte per ripartire. Così. Tranquillo. Tranquillissimo. I seguenti effetti si attivano quando l'avversario switcha personaggio mentre abbiamo Super 17 sul campo di battaglia. Ci peschiamo una blast, recuperiamo il ki di 30, annulliamo l'elemento a sfavore per i danni sostenuti per 5 count, quindi saremo neutri nel caso che l'avversario switchi su un blu, riduciamo il ki avversario di 20 e alziamo di 2 il tempo di sostituzione di tutti gli avversari. Non è ancora finita, raga, il kit non è ancora finito. Cancelliamo i buff effect dell'avversario ogni volta che l'avversario utilizza una special move quando abbiamo Super 17 sul campo di battaglia, cosa in comune con altri 17, attivabile per 3 volte. Cosa in comune con altri 17, i seguenti effetti si attivano ogni volta che l'avversario attiva un Ultimate, un Awaken o un Rising Rush mentre abbiamo Super 17 sul campo di battaglia. Accorciamo di 5 il tempo di sostituzione agli alleati, fortissimo, raga, per sinergizzare eventualmente con Kid Q, eventualmente con un Cell se lo giocate in Android, cose di questo genere, anche con MVP. Infliggiamo all'avversario meno 50% di Ultimate e Awaken Art Power per 3 timer count, giga mega debuff, e cancelliamo i buff effect dell'avversario. Ok, il kit è ufficialmente terminato e io sono ufficialmente sconvolto per quello che hanno creato, raga.
è qualcosa di gigantesco, abnorme, immenso. L'unica roba che ci sarà effettivamente un attimo da capire è il suo charge rate, la velocità con cui caricheremo il gauge, perché il suo anticover se lo mette unicamente per 5 timer count a gauge pieno, quindi capiamo quanto riuscirà a scombare in santa pace. Ma al tempo stesso gioca in un raga, quanto è infinito questo kit. E non penso di non aver mai scrollato così a lungo per tornare in cima alla pagina. Dicevamo, sinergizza una meraviglia col GT, raga. Sinergizza proprio alla grande con tutto il team GT, potenzialmente anche con l'Android, con il powerful opponent. Non mi sono ancora fatto un'idea, ma stica, raga, sembra un personaggio veramente, ma veramente incisivo nel meta. Counter colossale per Goku Ultra Ultra Istinto, proprio colossale, raga. E in generale tantissima roba, tanta roba, c'ha veramente un sacco di utility, di giocate tossiche per l'avversario, difficoltà nell'approcciarlo, non saprete come attaccarlo, raga. Convintissimo di questo kit, penso che sarà tranquillamente un top 2, top 3, non vi so dire attualmente cosa di preciso, ma sarà alto, sarà altissimo in questo meta. Insomma, super giga mega hype per domani, curiosissimo anche di vedere Bulla come supporterà il team, perché sicuramente quello farà e magari potremmo trovare un modo di far girare il tutto ancora meglio. E Gogeta, raga, che ora come ora mi sembra un attimino instabile in questa lineup, cioè può funzionare alla grande, ma se Bulla dovesse mettere del supporto pazzo sgravato, forse Gogeta potrebbe anche saltare. Capiamo domani, raga. Nel frattempo, mega hype, soddisfattissimo di questo kit. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Io vi mando un bacione a tutti. A presto.